La registrazione è attivata. Consigliere Puma. Consigliere Mi dica, Puma, dottoressa. la registrazione è attivata. Sì, mi dica, dottoressa. La registrazione è attivata. Ok. E c'è Scafidi che nella veste di vicepresidente può... Sì, è attivato, attivato. Allora, Presidente Scafide, Presidente Scafide mi risponde? Scafide? Consigliere Scafide? Riscami, ma non si sente la voce. Consigliere Scafide? Consigliere Scafide? Consigliere Scafide, allora, sono le ore 9:45, 9:09, se riusciamo. Dottoressa, io sento male. Mi sentite? Sì, lo sentiamo. Si sente male. Forte e chiaro, 5 qui. 5 qui. Allora. Posso Sì, iniziare? dottoressa, chiami l'appello, vediamo che succede. Allora, risultate presenti solo il vicepresidente Scafide e il consigliere Puma. Ok, dottoressa, io vorrei, non so, Sì, spiegazioni. presente, Se dottoressa, presente. poterci Comunque, in questo spiegare momento sono le qualcosa 9:47. di questa riunione, altrimenti non lo so. Il Come? presidente non c'è. Se Non ho capito cosa ha detto. può darci spiegazioni in merito alla validità di questa riunione, se vale la pena farlo oppure no, perché non vorrei non ottenere niente nonostante lo svolgimento di questa riunione. Nel senso, se Vicepresidente, noi io discutiamo della proposta fatta da me, inerente ai corsi di canoe e di vela, e ci adoperiamo per sviluppare un progettino e poi questo stesso non ha nessuna validità, è inutile riunirsi. Consigliere Scafidi, io in merito non vi posso dire nulla, per ora c'è tutto un iter da seguire. Oggi stesso manderò un invito a voi consiglieri per farmi sapere quali sono le vostre posizioni e il criterio che volete adoperare. Dopodiché, in questo momento non c'è niente che possa dire che la riunione non sia valida o viceversa. Quindi, no, non mi Ho risulta proprio capito. niente, perché la lettera del dottore Brucato, nella lettera lui ribadisce quelli che sono i principi della normativa vigente. Sì, ma se ai sensi di questi principi le vostre commissioni vanno bene oppure devono essere rimodulate, questo no, no, non è scritto chiaramente, non è scritto palesemente. A tutto questo si potrà addivenire a seguito di ulteriori approfondimenti che faremo in questi giorni. Quindi, in questo momento voi avete eletto il presidente, avete eletto il vicepresidente, quindi come commissione esistete. Io non posso esimermi da farvi la segretaria. Quindi, Ok, allora lo trattiamo l'argomento. io non lo so, io Posso dico. dire qualche cosa in modo Presidente, Come? Io non mi posso posso assicurare. dire qualche cosa io? Sì, certo, parli. Prego, prego, Natale.
Col presidente parlo, se mi concede la parola. Prego, non c'è problema, Natale, prego. Presidente, io dalle parole della dottoressa, dalle parole della dottoressa mi sento confortato, in quanto la dottoressa dice: voi siete costituiti. E la lettera del dottore Brucato dice non dice, quindi siamo come un po' come prima. Quindi io direi, presidente, noi siamo qui, la dottoressa ci ha mandato l'invito, siamo collegati, affrontiamo la tematica con lo spirito di sempre, che è quello, il nostro spirito di servizio. Dopodiché, presidente, si vedrà se la seduta avrà validità o no. Lo sapremo quanto prima. Esatto. Un attimo solo. Comunque io direi, una volta che siamo collegati, affrontiamo la tematica. Perfetto, va bene. Allora, dottoressa, procediamo con la lettura della proposta ex articolo 11. Sì, un attimo solo. Un attimo, io sto cercando pure la proposta per casomai leggerla io. Ah, ecco, perché Filippo non so che cosa mi abbia mandato. Un attimo solo, però, perché ho un problema col telefono. E allora. Ecco, Filippo mi ha mandato solo la convocazione. Un attimo, vediamo se riesco a trovarla io. Allora, convocazione, questa è la convocazione. Allora, un attimo solo. Ok, l'ho trovata, la posso leggere io se vuole. Sì, perfetto, consigliere, grazie. Si sta aprendo, ok. E allora, funzione propositiva ai sensi dell'articolo 11 del regolamento per il decentramento, indirizzato al presidente della settima circoscrizione, dottore Giuseppe Fiore, oggetto organizzazione corsi di vela e canottaggio gratuiti. Premesso che negli anni 90 il Comune di Palermo, in collaborazione con il Circolo Albaria, ha organizzato e patrocinato corsi di vela aperti ai giovani under 16, al fine di promuovere diverse discipline veliche, come per esempio i corsi di windsurf, mistral, laser, trident e catamarano, dove a seguito dello svolgimento dei corsi venne rilasciato un tesserino della Federazione Italiana Vela. Considerato che Mondello è rinomato in tutto il mondo per le sue eccellenze nell'ambito velico e canottistico, ritenuto necessario organizzare questi corsi che fungano da segnale di ripresa e sprone per i giovani dal periodo pandemico recentemente attraversato. In veste di interesse il presidente della settima circoscrizione affinché si impegni all'organizzazione dei corsi di vela e canottaggio gratuiti. Firmato Alessandro Scaffini. Collega Puma, vede, diversi anni fa, io avevo circa 15 o 16 anni, il Comune di Palermo, insieme al Circolo Albaria, ha organizzato questi corsi di vela, under 16 appunto, dove hanno partecipato tantissimi giovani, sappiamo benissimo che un corso di vela è abbastanza oneroso da parte, la parte economica. Il Comune di Palermo quell'anno decise di farli gratuiti. Io ho partecipato a 5 corsi di vela, ho preso la patente velica in diverse discipline. È stato un momento sia di aggregazione che un momento di formazione e di esperienze per la conoscenza del mare. Perché erano diversi i principi che interessava il corso, si passava dalla conoscenza degli agenti atmosferici alla conoscenza all'orientamento a mare, alle situazioni di pericolo, come sostenere una situazione di pericolo che poteva mettere in difficoltà chiunque.
Diciamo che questi corsi si sono svolti in un'estate dove, come ripeto, tantissimi giovani parteciparono. Diciamo, i corsi erano un'ora al giorno per la durata, se non sbaglio, di 20 ore. In un mese circa è stato espletato l'intero corso. C'era il corso di Laser 2 che ricordo benissimo. Ci sono diversi corsi, diversi anche il canottaggio in cui si potrebbe interessare il Circolo Canottieri Lauria. Io personalmente avevo provato a contattare sia il presidente dell'Albaria, del Circolo Velico Albaria, che il presidente del Circolo Canottieri Ruggero Lauria, ma con l'incertezza e col senno del poi, fino all'ultimo minuto, si fa, non si fa. La convocazione c'è, cioè, diciamo, alla fine ho soprasseduto. Ora, bisognerebbe ben capire come organizzare questi corsi. La mia idea era quella di far partecipare ragazzi dall'età compresa tra i 12 e i 16 anni, non prima di 12, perché si potrebbe fare altrimenti solo un corso di conoscenza e di apertura alla vela, ma non corsi veri e propri di vela. Dai 12 ai 16 anni, si potrebbe anche estendere anche fino a 18 anni se è il caso, e interessare i ragazzi appunto con l'organizzazione di questi corsi, non solo di vela ma anche di canottaggio. Ripeto, ci sono tantissime eccellenze, abbiamo visto ultimamente l'American Cup con la Luna Rossa, al timoniere il palermitano che è uscito fuori appunto dal Circolo Ruggero Lauria o dal Circolo Albaria, ci sono diverse eccellenze nel campo. Secondo me si potrebbe, anche visto il periodo pandemico che abbiamo attraversato, ci sono diversi ragazzi che hanno visto questo periodo pandemico come un rintanamento in se stessi. Potrebbe essere uno sprone per dire ricominciamo a vivere. Dei costi che potrebbero essere sostenuti dall'amministrazione non ne ho idea, perché innanzitutto va fatta un'assicurazione, questa è la prima cosa, perché non si sa mai un colpo di bomba, un colpo, un incidente dovuto appunto anche a terzi. Si dovrebbero tutelare gli atleti, gli aspiranti atleti, poi si potrebbero coinvolgere anche i privati con sponsor, per le magliettine, perché come ben sappiamo va indossato il giubbotto di salvataggio, perciò sarebbe propenso a avere sotto una magliettina, un qualcosa che non faccia da attrito con il giubbotto di salvataggio. Non so, il periodo, logicamente ormai siamo a giugno, o si potrebbe organizzare per settembre, alla fine appunto dell'estate, dove magari c'è più calma, c'è più prima dell'inizio però delle scuole, perché altrimenti non riscuoterebbe un gran successo. Questo secondo me andrebbe organizzato, andrebbe visto sotto diversi punti di vista. Si potrebbe invitare il presidente del Circolo Canottieri, Lauria, si potrebbe invitare il presidente dell'Albaria, si potrebbero interessare anche il Circolo della Vera, il dottore Randazzo o chi per lui. Sì, è una bella organizzazione, però che richiede molta preparazione in merito. Bisognerebbe avere più un dettaglio tecnico da parte di questi circoli, sia sull'organizzazione che sulla possibilità del rilascio della tessera della Federazione Italiana Vela, come avvenne allora, diversi anni fa. Non so, come possiamo organizzarlo, consigliere Puma? Sì, consigliere, io sono molto d'accordo con quanto detto da lei, perché sicuramente lo sport è sprone per i ragazzi per entrare in competizione, sana competizione, appunto, una competizione sportiva, una crescita dal punto di vista fisico, intellettivo,
associativo, anche culturale, perché lo sport è cultura, nel senso che poi magari si va in trasferta, si conoscono posti nuovi, si conoscono persone nuove, quindi si entra in un circolo, diciamo, vizioso positivo, che è naturalmente un circolo di crescita. Ma Presidente, mi pare di capire che lei non c'ha un prospettino di conto economico per, diciamo, valutare i costi di questa operazione. Io, se non erro, Presidente, noi non possiamo andare in prosecuzione, ma dovremmo definirla tutta nella stessa giornata. Penso che la dottoressa può darmi conferma di ciò. E quindi noi un conto economico dobbiamo darlo oggi e lasciare uno spazio, qualora ci fossero somme aggiuntive, di trovare degli sponsor che possano coprire gli extra costi che noi oggi non abbiamo quantificato in maniera esatta. Quindi chiedo alla dottoressa di darci un parere sul fatto che noi non possiamo andare in prosecuzione e di farlo noi per magari 10 unità, 10 giovani, e valutare i costi che dovrebbero essere a carico del comune, e ci impegniamo noi, qualora questi costi vanno, diciamo, escono fuori dal budget che noi abbiamo programmato, di trovare degli sponsor che possano appunto coprirli. Sì, consigliere Puma, io in linea di massima una bozza sul conto economico l'ho fatta, e io avevo pensato appunto 10 giovani, però per ogni disciplina, e sono 50 giovani più 10 del canottaggio, e sono 60. Un'assicurazione media, 7 serati FIV, sarebbe intorno a 8 euro a partecipante. Diciamo un corso di vela che possa soddisfare magari quantomeno la prima fase, il primo stage, si potrebbe aggirare intorno a 500 euro per 20 ore di corso. Essendo in convenzione col comune, e poi gli oneri per le magliettine, qualche gadget, qualche cosina così, intorno a 3-4 euro, più la stampa, intorno a 10 euro come gadget, 500 euro al partecipante al corso, 8 euro, 10 euro, mettiamo 10 euro per l'assicurazione, penso. Consigliere Scafide, allora lei aveva messo 8 euro per l'assicurazione, 500 euro per 60 e sono 30.000 euro, poi quelli sono 480 euro, 10 euro per 60 di che cosa? 10 euro di porta beige, o si potrebbe realizzare una magliettina, questo potremmo anche trovare degli sponsor privati per fare ciò, diciamo, quello base, sì, quello base potrebbe essere il corso velico. Dico, io parlo di prezzi al pubblico, non vorrei magari dire un prezzo e poi magari il corso velico costa 300 euro, costa 1000 euro, dico, questo è da quello, da, diciamo, tariffazione che ho preso io via internet di altri club. Quindi queste tre cose le ha detto, giusto? Esatto, dottoressa, esatto. E sono 30.000 più 480 più 600, 31.000. Sì, super giù questo, 31, 30, alla fine non sarà questo, penso. Parlo io sempre per, come ripeto, per tariffe viste sul web. Consigliere Puma. C'è la mano alzata, Presidente, il consigliere Puma. Sì, prego, consigliere Puma, può parlare. Sì, Presidente, dico, sono d'accordo con lei, perché lei è una persona molto, molto meticolosa, e quindi penso che i costi siano proprio quelli giusti. Per me possiamo votare, Presidente. Io
accolgo la sua proposta di preventivo di spesa. Ok, grazie. Dottoressa, possiamo procedere alla votazione? Sì, prima della votazione volevo capire, allora come preventivo quanto dobbiamo mettere, 30 o 31? No, mettiamo 30.000 per i corsi di vela, 480 per l'assicurazione, quanto ha detto lei, diciamo quanto ha fatto lei la somma, perciò... Ah, ecco, io ho fatto la somma. Esatto. e 600 euro di spese per gadget vari, che possa essere la, anche la bottiglietta di energizzante, non lo so. Quindi devo mettere 31 e 80 euro. Perfetto, sì, specificando appunto 30.000 per i corsi di vela, il resto per l'assicurazione e gadget. La somma viene 31, io mi sto limitando solo a fargli i conteggi, visto che lei è il col telefonino. Poi sono esatto, la ringrazio. Che ha detto lei, naturalmente. Sì, esatto, grazie. Allora, ditemi cosa devo fare. Possiamo procedere alla votazione della proposta. Allora, alle ore 16:06 minute si procede alla votazione. Presidente Scalfide. Sì, dottoressa. Voto. Io favorevole, logicamente. Consigliere Puma. Consigliere Puma. Consigliere Puma. Ci sei, Natale? Natale non c'è, dottoressa. Ha abbandonato, è uscito. Vabbè, aspettiamo qualche minuto, magari c'è un problema tecnico. Esatto. Purtroppo c'è questo con internet. Eh sì. Sì, anch'io ho difficoltà, ho avuto difficoltà poco fa. Consigliere Puma. Sì, dottoressa, la mi dica, è caduta la linea. Eravamo alla votazione. Dottoressa, io non posso che votare favorevolmente. Allora, presidente, due presenti, due voti favorevoli. Perfetto. Ha preso atto, dottoressa? Sì. Sì, ho finito. Potete continuare. Esauriti i punti all'ordine del giorno, allora dichiaro chiusa la seduta, giusto? Va bene. Allora, sono le ore 10:09 minute. Sì. Quindi alle ore 10:09 minute il presidente dichiara chiusa la seduta. Mamma. Allora, vi auguro una buona giornata. Buona grazie, giornata a tutti e grazie dottoressa. Ciao Alessandro, buona giornata. Domani, giusto? Domani siamo di nuovo convocati, giusto? Sì, sì, domani c'è una nuova convocazione. A domani. Ok, arrivederci. Buona giornata. Arrivederci.